Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Sono aperte le iscrizioni per il Livorno Music Festival 2014, la quarta edizione delle Masterclasses in concerti che avverranno dal 25 agosto all'8 settembre. Si tratta del Livorno Music Festival che è sponsorizzato dagli Amici della Musica di Livorno. Abbiamo ascoltato a questo proposito il direttore dell'Istituto Musicale Mascagni che ci parla appunto di questo importante avvenimento. Ascoltiamo il direttore dell'Istituto Mascagni, il professor Stefano Guidi, che ci parla anche del Livorno Music Festival che avverrà dal 25 agosto in poi. Sono due settimane che avverranno tra fine agosto e la prima di settembre, dove i ragazzi potranno frequentare questi masterclass, questi corsi con docenti di chiara fama mondiale e niente, l'istituto mette appunto a disposizione tutta la sua struttura e tutto quanto ha a disposizione di questo festival che come tutti gli anni è sempre stato di grande successo. È un momento anche importante per far conoscere anche lo stesso struttura, no? Beh, sicuramente è sempre pubblicità, no? Quella che arriva quando si portano dei grandi nomi in una struttura prestigiosa come questa, non possiamo dire che abbiamo una struttura, possiamo dire veramente di prestigio, che sicuramente tutti potranno apprezzare. L'importante è farla conoscere, sottolineare anche la sua importanza, viste le difficoltà finanziarie che ci sono sempre anche da parte del governo. Lei tocca, mette il dito in un tasto sensibile, perché sicuramente il nostro interesse è promuovere questa istituzione. È innegabile le difficoltà che sta attraversando, perché siamo veramente in mezzo a un bivio, perché qui veramente il governo deve intervenire a sostegno dell'istituzione delle ISSM non statali, perché ci sono grosse difficoltà per gli enti locali a finanziare queste strutture. Nel nostro caso l'Istituto di Livorno è una delle più storiche, e più prestigiose istituzioni di tutta Italia, ha dato e dà forse i più grandi strumentisti a tutte le orchestre d'Italia, per cui mi sento di dire che sicuramente, non dico la più prestigiosa, ma sicuramente tra le prime in tutta Italia, e questo sarebbe veramente un peccato, no? E per Livorno perdere l'unica istituzione di alta cultura, l'unica università che la città ha. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.